È stato ancora una volta un anno di battaglie per il Vallo di Diano e purtroppo si tratta di lotte che non hanno portato ancora a una vera vittoria e in qualche caso soltanto alla sconfitta. Un 2015 di lotte per l'ambiente e di lotte per conservare i servizi sul territorio, da Buon Abitacolo a Polla, passando per Atena Lucana o Montesano sulla Marcellana, senza dimenticare Sala Consilina. Quasi tutti i paesi del comprensorio hanno dato vita, o stanno dando vita, a battaglie che spesso hanno matrice innanzitutto popolare. A Buon Abitacolo i cittadini sono scesi in trincea per dire di no all'antenna Wind da installare, secondo l'azienda di telefonia, che ha avuto anche il parere positivo di diverse sentenze, in località Pennino. Per questo motivo gli abitanti di Buon Abitacolo hanno dato vita a un presidio permanente. Da Buon Abitacolo a Montesano sulla Marcellana il passo è breve, e nella città delle Terme da anni è in atto la battaglia contro Terna e la costruzione della stazione elettrica in località Scalo, battaglia che ha ripreso vigore dopo che la multinazionale, come legge prevede, ha chiesto e ottenuto un prolungamento delle autorizzazioni direttamente dai ministeri competenti. E quindi il comitato Nessun Dorma ha riacceso la fiamma della protesta. Da sottolineare poi il continuo interessamento all'ambiente da parte del comitato No Petrolio per evitare che vengano effettuate trivellazioni sul territorio valdianese, un no più volte ribadito anche dalle amministrazioni locali. L'interessamento del comitato è stato diretto anche verso la costruzione di un sito di stoccaggio di prodotti petroliferi a Polla, struttura osteggiata anche dal comune di Atena Lucana e dal vice sindaco Sergio Annunziata in primis. Restando a Polla, la battaglia in atto, soprattutto da parte dei sindacati, riguarda l'ospedale di Polla, il Luigi Curto, e la continua diaspora di servizi. I sindacati hanno rimarcato più volte la forte carenza di medici, soprattutto. Il comitato Curo, invece, ha puntato l'attenzione sul declassamento del centro trasfusionale. L'argomento sanità, comunque, accalda di più le amministrazioni. Basti pensare alla delibera del comune di Sassano sulla richiesta di ripristino dei servizi oncologici. Tornando ai temi ambientali, occorre ricordare, in questo 2015, la battaglia di Cittadinanza Attiva sullo stato pessimo dei depuratori del Vallo di Diano. Tra le battaglie perse, infine, bisogna annoverare la perdita del carcere di Sala Consilina, naturale conseguenza, purtroppo, della perdita del tribunale. Anche il 2016 si prospetta ricco di battaglie per il nostro Vallo di Diano. L'obiettivo e la speranza è che di fronte a tante lotte, il fronte si compatti sempre di più e che le popolazioni del nostro territorio siano sempre più unite.